riprendiamo il nostro racconto sugli spettacoli a Verona. Il cartellone dell'Arena ha proposto la terza opera del 93esimo Festival Lirico, Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, nel già applaudito allestimento del regista argentino Ugo De Ana, che ne ha curato anche la scenografia, i costumi e le luci. Il cast comprende il baritono Mario Cassi nelle vesti di Figaro, il soprano Jessica Pratt Rosina, il ruolo del conte di Almaviva è affidato al tenore Antonino Siragusa, il maestro di musica Don Basilio è interpretato dal basso Roberto Tagliavini, mentre la parte di Don Bartolo, ovvero il buffo, la figura che disimpegna le parti più grottesche della trama, è interpretato da Bruno De Simone, direttore Giacomo Sagripanti. Il baritono Bruno De Simone interpreta il ruolo di Don Bartolo, tutore e aspirante alla mano di Rosina. Lei, in una intervista apparsa sul quotidiano L'Arena, ha detto che non sopporta la routine e che in questo barbiere porterà qualcosa di nuovo. Come esprime questo qualcosa di nuovo? Ecco, premesso che è veramente difficile portare novità a opere come Barbieri, che sono tra le più eseguite al mondo, direi da sempre. Mi riferisco alla lettura stessa dell'opera, che in questo contesto ha una felicissima disposizione scenica, costumistica dei personaggi. La regia di De Ana, io la considero, dopo quella di Ponnel, storica, forse tra le più belle, tra le tre più belle che siano state mai realizzate. Non a caso questa è la quarta volta che ho il grande onore e la grande responsabilità di fare il Don Bartolo all'Arena. E nuovo per me vuol dire approfondire sempre di più il personaggio e nella sua psicologia. Ecco, noi siamo davanti a un'opera buffa per eccellenza, un dramma buffo che non ha nulla a che fare con la farsa. La farsa c'è stata in precedenza, Rossini ne ha scritte diverse, lo sappiamo. E mi piace sempre cercare di condire l'interpretazione di Don Bartolo, del dottor Bartolo, cercando di dare sempre una giusta dignità al personaggio, che non a caso è già da Beaumarchais, è indicato come un medico stimatissimo di Siviglia, per cui solo il ruolo del buffo o anche aspirare a mettere in luce solo il versante buffo del personaggio, io credo che non sia corretto. In queste opere c'è sempre un qualche cosa di semiseria, una vena larmoyant, e lo stesso Don Bartolo, il dottor Bartolo, alla fine poi in effetti finisce poi per acquistare un senso di umanità e quindi diventare anche simpatico. E in questo senso io cerco sempre di equilibrare i due versanti, del buffo, del farsesco quando ci sia il caso, ma soprattutto anche del serio, anche dell'aspetto un po' tragico di questi personaggi. Che noia! Gioia! Ma basta! Gioia! Ma basta, per pietà! Ma che vecchi modesti! Ma che amano giorno! Ma che vecchi modesti! Ma tutti quelli che da tanti L'opera buffa Il Barbiere di Siviglia, due atti di Giacomo Rossini su testo di Cesare Sterbini, tratto dalla commedia di Beaumarchais, è stata rappresentata per la prima volta nel 1816 al Teatro Argentina di Roma. Il soprano Jessica Pratt è Rosina, pupilla del vecchio e geloso Don Bartolo. Dopo qualche tentennamento si innamora del conte di Almaviva, con la complicità naturalmente di Figaro, e riesce tutto sommato ad uscire dalla tutela del Don Bartolo. Sì, quasi dalla prigione alla fine. E alla fine siamo tutti felici perché Don Bartolo non può fare niente e deve accettare la nostra sorte. E alla fine tutti e un belle per tutti, e lei si sposa con il conte di Almaviva. Conte di Almaviva, sì, si sposa bene. Thank you.
Nella storia della lirica, l'opera buffa si contrappose alle caratteristiche stilistiche dell'opera cosiddetta seria. Infatti, questo genere di spettacolo si proponeva di trasformare l'opera in un genere musicale in cui la gente comune potesse intravedere una propria somiglianza con i personaggi, in quanto l'opera seria costituiva un intrattenimento per re e nobiltà. Il basso Roberto Tagliavini veste i panni di Don Basilio, maestro di musica di Rosina. Il suo è un ruolo che chiude il cerchio della vicenda. Con la sua complicità finalmente il conte di Almaviva e Rosina si sposano. Sì, complicità, perché è interessante, nel senso che alla fine diventa un po' un protagonista involontario, perché qui soprattutto nel personaggio che facciamo qui in arena è un po' stralunato, un po' si scorda le cose, tutto un po' abbastanza divertente da questo punto di vista. E alla fine, anche senza volere, si sa, diventa complice di questo scherzo che viene fatto a Bartolo, perché sì, deve per forza cedere alla violenza del conte, che insomma gli promette due palle nel cervello se non dà il suo benestare, per cui alla fine gli dà un bel anello, e lui insomma si sa che è molto attento a queste cose. È un personaggio divertente, e qui lo cerchiamo di farlo ancora più divertente, perché facciamo una specie di pipistrello stralunato con un incrocio tra un Jack Sparrow è una specie di pipistrello che sembra che si sia svegliato di giorno, no? Invece allora è tutto abbastanza così, è una dimensione onirica tutto lo spettacolo, e anche Don Basilio non è il solito Don Basilio, che è tutto serio, impettito, con a volte viene fatto come un prete, no? Perché è il tutore. E in realtà qua insomma non è il solito Don Basilio, è un po' più divertente, è un personaggio spiritoso all'interno di questa vicenda, che in questo spettacolo ha una connotazione proprio ancora più onirica, ancora più di sogno, di favola, e mi ci trovo a mio agio, insomma, sono contento. La trama dell'opera rappresenta quello che di più semplice e divertente si possa immaginare. Il conte di Almaviva è innamorato della bella Rosina, che abita nella casa del suo anziano tutore, Don Bartolo, il quale pure aspira alla sua mano. Il giovane conte, per conquistare la ragazza, chiede aiuto al factotum della città, Figaro. Il baritono Mario Cassi interpreta la figura più popolare dell'opera, il factotum Figaro, un ruolo chiave di tutta la vicenda del barbiere di Siviglia. Quando lei si accinge a cantare l'aria Largo al factotum, gli spettatori sono lì che attendono la sua interpretazione, qual è il suo stato d'animo?
Ma qua, a quel punto lì ormai lo stato d'animo è semplicemente sei caricato e ormai sei lanciato e non è prima che cominci a pensare ma come la farò, ce la farò a fare tutti gli acuti, anche quelli, diciamo, le variazioni, dici ma poi quando entri però e senti quella musica, i sei ottavi rossignano, parti e non ti ferma più nessuno, insomma, ecco. Quante volte hai interpretato questo personaggio? Ma allora, l'avevo contate perché anche ho cominciato da poco in realtà. La prima è stata nel ottobre del 2008 sotto la direzione di Michele Mariotti a Liegi, e 7 anni fa. E in questi 7 anni questa credo che sia la 48esima, stasera la 48esima recita, quindi insomma negli ultimi 2 anni soprattutto, diciamo, più di una ventina di volte, ecco. Comunque, da quello che ho capito, questo personaggio a lei piace? Più che altro è un personaggio dove c'è una... ci ho sempre avuto una grande identificazione. Dal momento in cui appunto l'ho cantato le prime volte mi è sempre venuto molto naturale, diciamo. Ecco, ho lavorato tantissimo per le agilità, per la linea di canto e per lo stile rossiniano, che è difficilissimo. Però, diciamo, il personaggio e gli accenti, ecco, soprattutto di questa parte, stranamente mi sono sempre venuti molto naturali, come se fosse stato già dentro di me, ecco, anche se poi insomma credo di essere molto diverso da Figaro nella vita, ma però chissà. Per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Donne ragazzi e vecchi fanciulle, la parrucca, presta barba, buona sanguigna, presta figlia, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, buona parrucca, presta la barba, presta il diritto, sì. Figaro, 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 ai mai, per carità, il Figaro, somma, e il Figaro. Tutto gioca attorno alla determinazione del conte che vuole sposare Rosina ad ogni costo e gli stratagemmi di Figaro e di Don Basilio per far incontrare i due giovani aggirando il geloso e ingombrante Don Bartolo. Il tenore Antonino Siragusa, sì, Antonino, interpreta il ruolo del conte di Almaviva innamorato di Rosina. Sì. La parte di questa figura è alquanto rocambolesca, però alla fine riesce ad aggirare il povero Don Bartolo con la complicità di Figaro. Esattamente, è tutto ai danni di Bartolo questo. Il conte chiede aiuto a Figaro, al factotum della città, come la stessa aria dice, e in qualche modo attraverso varie peripezie, attraverso vari travestimenti, prima da soldato, poi da maestro di musica, imitando un po' quello che è che è Don Basilio, da maestro di musica, si riesce a insediare nel cuore di Rosina, ma contemporaneamente nella casa di Bartolo, creando uno scompiglio incredibile all'interno. E io trovo che Il Barbiere sia un'opera divertentissima, è un'opera attualissima, molto moderna, che ancora funziona ai tempi nostri. E questo ci fa scoprire il perché questo meraviglioso pubblico che affolla l'arena tutte le sere, nel primo momento in cui c'è Il Barbiere di Siviglia, apprezza molto ancora Rossini. Anche se molti di noi, diciamo, pensiamo che Rossini
quindi soprattutto il Barbiere di Siviglia sia più un'opera da fare in un teatro chiuso naturalmente, perché ci si gode forse un po' di più, però il fascino che ti dà l'Arena di Verona ti fa, è questo quello che ti trasmette, quello che trasmettiamo noi e quello che trasmette a noi artisti, è un qualcosa di incredibile, è un'emozione ogni sera uscire fuori nel palcoscenico e girarsi, guardarsi intorno e vedere queste migliaia di persone che sono lì e stanno aspettando da parte nostra un gesto che ti faccia sorridere anche, un qualche cosa che ti faccia divertire, perché quest'opera non è soltanto bel canto, ma è anche un grande divertimento. Quando c'è un grande divertimento, secondo me, la serata è assicurata. La scenografia proposta dal regista argentino De Ana per questa edizione di Barbiere, nella sua essenziale semplicità, rende lo spettacolo pieno di brio e piacevole allo sguardo. Sempre dal cartellone della stagione areniana vi presentiamo alcune immagini dell'attesissimo galà dedicato alla grande danza, organizzato in collaborazione con Arte Danza SRL e con il ritorno a grande richiesta anche quest'anno delle stelle internazionali del balletto. Protagonista della serata, il danzatore tra i più conosciuti e apprezzati al mondo, Roberto Bolle. L'étoile del Teatro alla Scala e dell'American Ballet Theatre torna in arena da protagonista, assieme ai suoi amici, Friends, le stelle mondiali della danza provenienti da alcune delle più importanti compagnie d'Europa e degli Stati Uniti, per uno spettacolo unico e indimenticabile. Con Bolle a Verona sul palcoscenico Johan Boad e Maria Koketchova del San Francisco Ballet, i fratelli Iiri Budenicek del Superpower Ballet di Dresda e Otto Bubenicek dell'Hamburg Ballet, della stessa compagnia di danza Alexandra Riabko, Melissa Hamilton, Mathieu Goldin ed Eric Underwood del Royal Ballet di Londra, Nicoletta Manni del Teatro alla Scala di Milano e Anna Zizi Gonkova del National Ballet di Amsterdam. Ha accompagnato la performance dei ballerini l'orchestra areniana diretta dal maestro Fabio Mastrangelo.
Il programma scelto personalmente da Roberto Bolle ha spaziato dal repertorio ottocentesco al contemporaneo, da illustri coreografi che hanno fatto la storia del balletto alle giovani promesse del panorama coreautico internazionale. È stato un incredibile viaggio dai classici Don Chisciotte e Excelsior, storico grande ballo italiano scelto quest'anno per celebrare Expo 2015, per arrivare a veri e propri gioielli della coreografia del Novecento, creati da mostri sacri della danza quali Alston, Macmillan e Neumeier, fino a star della coreografia contemporanea quali Damson, Wildon e McGregor. Allo spettacolo di Roberto Bolle, la Fondazione Arena ha messo in scena lo spettacolo Carmen Galà Concert, serato interamente dedicato alle pagine più celebri ed amate del capolavoro di Georges Bizet, Carmen. La serata è stata arricchita da inedite coreografie di Renato Zanella con l'orchestra, coro, corpo di ballo e tecnici dell'Arena di Verona. Carmen Galà Concert ha celebrato una delle opere più famose e conosciute al mondo, nonché tra le più amate dal pubblico areniano, Carmen di Georges Bizet, a 140 anni dalla sua prima rappresentazione all'Opéra Comique di Parigi nel lontano 3 marzo 1875. Protagonista del galà, una delle interpreti di Carmen più acclamate al mondo, Anita Rakvelishvili,
consacrata interprete di riferimento nel ruolo della seducente Sigaraya sulle scene dei più grandi teatri del mondo, a partire dal suo debutto milanese il 7 dicembre 2009 al Teatro alla Scala e apprezzata nel 2010 dal pubblico aragnano sia nel ruolo della bella seduttrice spagnola sia come Amneris della Ida Verdiana. Al suo fianco il tenore Carlo Vertre, che ha vestito i panni del disperato amante Don José. Hanno completato il cast dei protagonisti Dalibor Yenis nel ruolo del prestante torero Escamillo e Irina Lungu nella dolce e innamorata Micaela, due artisti di fama internazionale molto cari al pubblico areniano. Carmen Galà Concert, alla guida dell'orchestra e del coro dell'arena, preparato da Salvo Sgro, la brillante bacchetta di Homer May Welber, che nel 2013 ha diretto con grande successo nell'anfiteatro veronese Aida per l'inaugurazione del Festival del Centenario ed è tornato nuovamente per il Festival 2015 a guidare i complessi areniani nella partitura verdiana con la messa in scena di Franco Zeffirelli. Per questo galà inoltre non poteva mancare una chicca di grande effetto, il virtuoso mandolinista Jacob Revem, che ha sorpreso il pubblico con la sua tecnica scintillante unita ad una timbrica calda e rotonda, eseguendo la celebre Asturias di Isaac Albeniz. Attesissimo poi il ritorno del giovane prodigio del violino, Giovanni Andrea Zanon, alle prese con la pirotecnica Carmen Fantasy di Pablo de Serrazade.